Allora, ciao a tutti ragazzi, un nuovo video in cui volevo parlare. Abbiamo fatto la live l'ultima volta, volevo ancora un attimino specificare alcune cose. Nel prossimo video vi farò vedere delle strade nel Baden-Württemberg, perché un amico mi ha mandato dei video sul Baden-Württemberg, le strade, come sono, così via, così vi ho fatto un'idea là. Parlavo della serietà dei tedeschi nell'ultima live perché parlavamo di IVA e ho fatto un errore, nel senso che ho detto dal 16 al 19, ma credo che l'abbiate capito, dal 19 al 16 si è abbassata. E parlavo della serietà dei tedeschi in quanto a strade, perché sinceramente l'ho detto anche nella live, si può criticare tutto, ma le strade davvero, secondo me sarebbe, non so come dire, davvero molto perfezionisti a criticare le strade in Germania, perché sono praticamente perfette. Io ve le ho fatte vedere in tanti video, ve le farò rivedere. C'è qualche situazione dove c'è qualche buca, quello non lo nego, però ad esempio io dico dove vivo io, perlomeno parlo. Per arrivare a vedere una buca, io da casa al lavoro che faccio 23 km non ce n'è neanche una. E se volete ve lo farò anche vedere. Ve lo farò anche vedere. Per trovare una buca so più o meno dove ce n'è una, mi ricordo, che devo fare 16-17 km ma in un'altra direzione e quella ve la andrò a far vedere. Lì c'è una buca. E quindi è chiaro che è sempre il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, come uno lo voglia vedere. Se io volessi farvi vedere un lato della Germania, mi farei 16 km, vi faccio vedere la buca, direi: vedete che la Germania ha le buche? Però non vi farei vedere la realtà, perché per altri 16 km, invece, per i primi 16 km non ce n'è neanche una. E quindi quella buca che importanza ha? Ha un'importanza, diciamo così, ha un'importanza nulla praticamente. Se io mi faccio 25 km di strada, nei primi 16 non ci sono buche, ne trovo una dopo 16 km, poi mi faccio altri 10 km, non ne trovo neanche una, poi ancora una. È chiaro che a quel punto, ripeto, dipende da quello che io voglio far vedere. Mettiamola così. Io inviterei ognuno di venire in Germania. Questo mi sta avvertendo dell'autovelox. Inviterei ognuno di venire in Germania e farsi un'idea da solo sul fatto di ci sono buche o non ci sono buche. Ripeto, posso capire di criticare il tempo perché c'è nuvoloso anche adesso, in realtà è bello nuvoloso. Posso capire e criticare il cibo perché magari a qualcuno non piace il cibo tedesco. Posso capire di criticare la lingua che magari a qualcuno non piace, no? O che sia difficile. Però andare a criticare le strade, ragazzi, davvero, davvero bisogna essere, secondo me, proprio fuori, non dico fuori. Come posso dire? Essere proprio fuori dal punto, cioè davvero allora non parliamo di, non lo so, ho trovato una buca al 30° km di quella strada lì, ok, ne ho trovato un'altra al 70, però davvero siamo alla follia se andiamo a parlare delle buche in Germania, siamo arrivati alla follia. Questo per quanto riguarda l'argomento buche che me l'hanno chiesto in un po', o i tombini. Cioè, ragazzi, io li ho visti anche fare qui in Germania. Ora, ok, l'han benedetto, non l'han benedetto, non è che mi voglio soffermare sui tombini, perché alla fine non è quello, diciamo così, la qualità di vita. Però i tombini, ragazzi, addirittura quando finiscono di farlo, io li ho proprio visti, vanno col livello per vedere se sono livellati tutti e così via. Poi che uno trovi un tombino, non lo so, sfasciato, che io tra l'altro non ce ne sono qui, però magari da qualche parte in Germania ci sarà. Però cosa posso commentare? Cosa posso commentare ad una cosa così? Quello
qui secondo me la manutenzione si fa. In parte alla strada tagliano bene sempre l'erba, è pulito, ordinato. Poi io non so se in tutta la Germania è così, perché tutta la Germania non l'ho vista. In generale, proprio il colpo d'occhio, in generale lo fanno. Poi è chiaro che può sfuggire qualcosa, allora se io vado solo a fare il video lì, è così. Ma io vado nella mia città, anche nei posti, sapete, quelli un po' più nascosti, perché a me mi piace girare, fare e così via, vedere la natura, e non ci sono i rifiuti o quelle cose che magari si possono trovare in altre situazioni. Ed è chiaro che se uno va e trova un 10 cm dove qualche deficiente ha buttato due pacchetti di sigarette, ad esempio, io posso anche far vedere quello, però non sarebbe la realtà del paese. È come chi va in Svizzera, ho proprio visto un vlog così di uno che è andato a cercare dove ci sono le cose per terra in Svizzera. È chiaro che ne ha trovate alcune, però davvero siamo arrivati alla follia, perché a quel punto non presenti il paese in modo obiettivo. Tu non puoi della Svizzera presentare semplicemente guardate, vedete che qui buttano in terra. Si può fare, però è un lavoro non corretto, non corretto, perché non è quello, vuol dire non saper cogliere il paese in generale. Ecco, tutto qua. Stessa cosa per la situazione stipendi, per la situazione altre situazioni e così via, oppure che i tedeschi non sono precisi, ho sentito. Può capitare, è vero, di sicuro può capitare che qualche tedesco non sia preciso, però ora dire che i tedeschi sono, che sembra un circo presentare la Germania come, non so, una nazione del terzo mondo, si prende 400 euro, 800, oppure le strade fanno schifo, le persone fanno schifo, non so, si può anche presentare così, a me non è che cambia, io non è che voglio difendere nessuno, però spero che qualcuno si faccia una propria idea, mettiamola così. Vi saluto ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e ricordatevi, faccio quello sul Baden-Württemberg. Ciao ciao!